Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, presenta Tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno da Roberto Bortoluzzi, eccovi i campi collegati. Cremona, Lecce, Cesena, Pescara, Cagliari e Roma. Ai microfoni Ezio Luzzi, Enzo Foglianese, Paolo Carbone, Riccardo Cucchi, Emanuele Dotto, Livio Forma, in redazione Sergio Chiesa. Andiamo pure con il risultato dei primi tempi. A Cesena, Cesena 1, Catania 1, a te Cucchi a Pescara. A Cesena ricordo che a metà partita la situazione è di parità, 1 per il Cesena, 1 per il Catania. Qui a Cesena c'è il sole, fa addirittura caldo, apprezzabile la ventilazione sugli spalti, oltre 20.000 persone con tanto entusiasmo romagnolo e sparuta rappresentanza catanese. Dirige Paparesta di Bari, coadiuvato dai Guardalini, Battaglia e Frigeni. Comincia Cesena al quarto con un'incursione di Rizzitelli, messo in movimento da Simonini, risponde all'ottavo il Catania con una rovesciata di Braglia dopo calcio di punizione. Poi una serie di tentativi del Cesena, al nono minuto un cross di Minotti non trattenuto dal portiere Onorati, poi un tiro di Sala da 20 metri deviato in corner e proprio dal corner nasce il gol del Cesena. Sullo spiovente della bandierina una breve mischia e un perentorio stacco di testa di Bordin che infila l'angolo basso alla sinistra del portiere catanese. Al 21esimo grosso errore di Simonini, Rizzitelli lo mette in movimento alla perfezione, Simonini praticamente solo davanti al portiere spara molto alto e poi al 28esimo un tiro da una ventina di metri di Sanguin che Onorati para a terra. Null'altro di notevole fino alla fine del primo tempo se non l'episodio che ha determinato il pareggio del Catania. Saltano in due nell'area di rigore Pancheri del Cesena e Sorbello del Catania. Pancheri evidentemente si appoggia, Sorbello va per terra, per Paparesta il rigore. Prima esecuzione di Polenta che rinterrompe la sua rincorsa, segna ma Paparesta fa ripetere. Seconda esecuzione, ancora Polenta, ancora rincorsa interrotta, ancora gol, ancora ripetizione, fino alla terza esecuzione, questa volta quella buona, di Braglia che porta in parità le sorti dell'incontro. Cesena finora ha mantenuto una certa iniziativa, però non ha saputo trarne i frutti adeguati. Il Catania, per metà sornione, per metà indeciso, ha proposto soltanto una certa copertura difensiva, ha approfittato degli errori di mira del Cesena ed è riuscito a pareggiare, come ho detto, sul calcio di rigore. Calci d'angolo fino a questo momento, 5 per il Cesena, 1 per il Catania. Gli ammoniti Polenta e Sorbello del Catania, Pancheri del Cesena. A metà partita le squadre sono rientrate in campo e stanno per cominciare la ripresa. Cesena 1, Catania 1, linea a Cucchi a Pescara. 7 minuti e mezzo Cesena e attacca Aselli, scende dalla destra, stringe, entra in area, cross al centro, c'è una respinta di un difensore del Catania che ha sventato questa trama pericolosissima. Il punteggio è sempre di parità, 1-1 fra Cesena e Catania. Dobbiamo dire che le due squadre hanno effettuato una sostituzione ciascuna. Traini nel Cesena è entrato al posto di Minotti, nel Catania Garzieri ha preso il posto di Pellegrini. C'è ora un cross e Onorati para ancora. Il Catania si rimette in movimento, il pallone manovrato da Braglia scende sulla destra, cede il pallone a Borghi fronteggiato da un avversario in protezione di ala destra. Borghi trattiene il pallone, cerca un dribbling, Pancheri si impadronisce del pallone, rimette in movimento i compagni, Bordin, ancora Pancheri sulla sinistra, invano i due catanesi gli corrono dietro, Pancheri centra lunghissimo il pallone, innocuo però per Onorati che lo abbranca senza problemi visto che nessuno del Cesena è pronto a raccogliere questo spiovente che proveniva dalla sinistra. 1-1 fra Cesena e Catania quando sono 8 minuti e 32 secondi del secondo tempo. A te Cucchi a Pescara. Cesena si gioca il 16esimo minuto del secondo tempo e la pressione del Cesena si è fatta asfissiante in questi ultimi minuti. La squadra di casa ha ottenuto ben 3 calci d'angolo in 120 secondi e adesso si accinge a calciare una punizione da fuori area, però lungo il lato minore dell'area stessa. Paparesta sta controllando l'osservanza delle distanze dal pallone, ecco che parte la rincorsa, c'è una deviazione, la palla finisce fuori e quindi Cesena batterà adesso il suo nono calcio d'angolo. Non è cambiata ovviamente la situazione del punteggio che è sempre quella di 1-1 in virtù delle reti segnate da Bordin per il Cesena al 18esimo e del pareggio sul rigore di Braglia al 33esimo. Battuta la punizione, allontanata la palla di testa da un difensore del Catania, Cucchi che la manovra in questo momento, c'è ancora la palla in avanti ai limiti dell'area del Catania e Allievi che sbroglia la situazione allungando il pallone indietro al proprio portiere Onorati. 1-1 dunque a Cesena, fra Cesena e Catania, 16 minuti e mezzo, linea a Pescara e a Riccardo Cucchi. Scusa Ezio, è Cesena che si inserisce il momento
credo sia veramente importante. Calcio di rigore a favore del Cesena. È stato atterrato Barozzi, che è entrato in campo in sostituzione di Sala 3 minuti fa. Dunque è un evento abbastanza importante, perché se il Cesena dovesse segnare raggiungerebbe, credo, a quota 43 Cremonese, Pescara e Lecce, e quindi si ritroverebbero momentaneamente al secondo posto in classifica alle spalle del Pisa. Credo di aver fatto i conti esattamente. Dunque calcio di rigore affidato alla cura di Traini, credo di vedere che è sistemato nella lunetta. Traini è circondato da alcuni giocatori, ma penso che sarà proprio lui incaricato di battere questa massima punizione, che, come torno a ripetere, risulta importantissima. Traini sulla palla, tiro, rete, rete. Traini ha portato in vantaggio il Cesena, che conduce quindi al 22esimo sul Catania per 2-1. A te la linea. Grazie Carbone, ne prendiamo atto. Allora Cesena, mancano 19 minuti e mezzo alla fine della partita, il Catania sta perdendo 2-1, naturalmente si è rovesciato in avanti per cercare di porre rimedio ad una situazione veramente drammatica. Devo dire che la panchina del Catania, l'allenatore Pace, ha richiamato Braglia e ha mandato in campo Novellino, quindi con dei chiari intenti offensivi. Mi fermo qui al momento questo mio intervento, perché il gioco si è fermato, c'è anche stato un piccolo infortunio a Rizzitelli, e cedo la linea a Pescara, ricordando 2-1 per il Cesena quando mancano 18 minuti alla fine. A te Pescara. 34 minuti a Cesena, Cesena è sempre in vantaggio per 2-1, però non riesce a operare in contropiede di fronte all'offensiva del Catania, un'offensiva sempre più pressante, che al 29esimo aveva condotto a un'azione in base alla quale Tesser, smarcato da un passaggio di sorbello, si è presentato solo davanti al portiere e ha sbagliato il bersaglio di un soffio. È un Cesena stranamente nervoso, forse anche un po' emozionato. Il Catania continua a premere, non che diventi molto pericoloso, però cerca di sfruttare tutte le indecisioni della difesa cesenate. È un Cesena, come ripeto, evidentemente emozionato. La palla si è persa per un'ennesima volta dietro la porta di Rossi, che si accinge ora alla rimessa in gioco. Quindi 35 minuti di gioco, sempre Cesena in vantaggio su Catania per 2-1, e linea a Pescara. 40esimo minuto a Cesena, il Cesena è sempre in vantaggio per 2-1 sul Catania, però è sempre raggomitolato nella propria area di rigore in certi momenti. È un Cesena che non riesce a distendersi, a approfittare degli spazi larghi che i giocatori del Catania gli mettono ampiamente a disposizione. È un Catania che ovviamente non ci sta a perdere, è un Catania che con la forza della disperazione è tutto proiettato in avanti. Il Cesena appunto non riesce ad arginare questa pressione, che adesso ha visto, vede al centro un cross, una semirovesciata di Allievi, una parata di Rossi, e poi è il Cesena che riparte ancora con Sanguin, ed è ancora il Catania sul pallone con Maggiore, ancora un'offensiva, seguiamola. E adesso c'è ancora Allievi, passaggio in area, respinta di testa di Cuttone, e il Cesena finalmente riesce ad allargare le maglie del suo gioco. 2-1 ancora per il Cesena sul Catania, linea a Pescara. Attenzione Bellardi, scusa, il Cesena finalmente in uno dei suoi contropiedi è riuscito in quello che non gli tornava da mezz'ora. È stato Traini a scaraventare in rete un cross di Allievi, quindi Cesena 3, Catania 1, il tutto al 42esimo. Attenzione Bellardi, scusa, c'è una novità qui a Cesena, il terzo gol del Cesena è stato annullato dall'arbitro Paparesta su segnalazione del guardialine. Evidentemente il guardialine aveva visto Allievi al di là della linea di fondo campo, evidentemente quindi il pallone è stato centrato quando aveva già varcato la linea, e la rete è stata annullata dopo qualche discussione. Quindi il punteggio a Cesena torna a essere quello di prima, Cesena 2, Catania 1. Catania che batte ora un calcio d'angolo e ne guadagna un altro, perché Simonini sul primo palo ha provveduto a deviare ancora la palla al di là della linea di fondo. Linea credo a Pescara. In visione Ezio, e finale anche a Cesena. Cesena batte Catania 2-1. Ma il Pisa da Cremona, dove il Pisa ha battuto la Cremonese per 2-1 ed è tornata in Serie A. Si è giocato in un bel pomeriggio di sole, ha arbitrato Lanese, la Cremonese battuta dovrà effettuare gli spareggi con il Cesena e con il Lecce. È tutto, linea Roberto Bortoluzzi.
Bene, ti ringrazio. La linea va a Cesena, Paolo Carbone. Allora, il Cesena ha battuto il Catania per 2-1. È stata una vittoria sudatissima, come forse lo stesso Cesena non si aspettava. Il Cesena ha preso subito in mano le redini della partita e l'aveva impostata così come l'avevo vista io 15 giorni fa contro il Genoa, fino a quando dopo 18 minuti è riuscita ad andare in gol con un colpo di testa di Bordin su azione susseguente a calcio d'angolo. Da quel momento però la squadra cesenate non è stata più la stessa, perlomeno quella che avevamo visto in altre occasioni. È stato un Cesena che ha mantenuto una certa iniziativa, però non ha saputo sfruttarla adeguatamente. Piano piano è venuto fuori il Catania, un Catania forse prima impaurito, poi un po' sorrione, che al 35esimo minuto, sempre del primo tempo, ha avuto si è visto concedere dall'arbitro Paparesta un calcio di rigore per fallo di Pancheri su Sorbello, e Braglia alla terza esecuzione, dopo che due precedenti tiri di Polenta erano con relativo gol erano stati neutralizzati dall'arbitro Paparesta perché Polenta aveva interrotto la sua rincorsa, e quindi Braglia riusciva finalmente a pareggiare. Nella ripresa il Cesena ha premuto fino a quando non ha ottenuto a sua volta, proprio a metà del tempo, un calcio di rigore per fallo su Barozzi. Traini ha trasformato, ha portato in vantaggio la squadra, e poi sono stati 23 minuti di patema per la squadra, per Bolchi e per il pubblico, perché il Catania si è ovviamente rovesciato in avanti nel tentativo di riequilibrare una situazione che era disperata e che la vede oggi malinconicamente scendere in Serie C. E dopodiché, verso la fine della partita, Traini aveva segnato un terzo gol per il Catania, però il cross di Aselli era partito, a parere del guardaline, da oltre la linea di fondo campo, e Paparesta, dopo qualche discussione, ha annullato il punto. Le sostituzioni nel Cesena: Traini e Barozzi per Minotti e Sala, nel Catania Garzieri e Novellino per Pellegrini e Braglia. Gli ammoniti: Polenta, Sorbello e Tesser e Longobardo del Catania, quindi quattro giocatori, Pancheri e Cuttone del Cesena. I calci d'angolo 10-3 per il Cesena, che ricordo ha battuto il Catania per 2-1. Linea a Pescara. E vediamo la classifica: 44 punti Pescara e Pisa vanno in Serie A, 43 punti Cremonese, Cesena e Lecce effettueranno spareggi, 42 punti Genoa, 40 Parma e Messina, 39 Bari, 36 Bologna, 35 Triestina, Arezzo e Modena, 34 San Benedettese, 33 punti Campobasso, Lazio, Taranto, 32 Catania e Vicenza, 26 Cagliari. In Serie C Cagliari, Catania e Vicenza, mentre Campobasso, Lazio e Taranto effettueranno un girone di spareggi. Bene, gentili ascoltatori, abbiamo terminato. E infine un augurio di buon lavoro all'amico Massimo De Luca, che mi sostituirà a questo microfono. Un particolare ringraziamento ai responsabili del pool, Gilberto Evangelisti e Mario Giobbe. Un abbraccio molto forte ai colleghi carissimi, indimenticabili amici dello staff della trasmissione, da Mary a Ciotti, da Ferretti a Provenzali, a Luzzi e a tutti gli altri. Da Roberto Bortoluzzi un cordiale e sincero saluto. Via con la sigla. Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR1, ha presentato Tutto il calcio, minuto per minuto.